Riflessioni senza scaletta sul mondo dei social network. Ho deciso di tornare al vlog, un modo per portare alla vostra attenzione alcune riflessioni che faccio quotidianamente, nello specifico sul mondo dei social network. Il tema principale di questo periodo, parlando di social, è TikTok. Cos'è TikTok? TikTok è un'app che permette a qualsiasi utente di pubblicare dei video. Al suo interno potete trovare i video più disparati. All'inizio c'erano i trend, che adesso in parte si stanno andando un po' a esaurire. Poi alcuni utenti hanno creato delle vere e proprie serie fatte in casa, scritte, format per raccontare delle cose con ironia, far passare dei messaggi. La caratteristica principale di TikTok è che tutto si esaurisce al suo interno. Che cosa significa? Significa che su TikTok non puoi mettere link esterni, cosa che puoi fare su Facebook, cosa che da qualche tempo puoi fare anche su Instagram, ma non solo. Perché il social network da qualche tempo a questa parte ha introdotto un nuovo modo per indicizzare i propri contenuti. Su TikTok da qualche tempo prevale il linguaggio SEO. Che cosa significa? Facciamo un esempio. Su Facebook il contenuto che tu vedrai è un contenuto che è indicizzato in relazione a quelle che sono le interazioni che tu hai sul social network, quindi i like che metti ai post, a determinati post, i commenti che fai su determinati post, con determinate pagine, con determinate persone, su determinati argomenti. Quindi Facebook in tutto e per tutto decide di fare una fotografia di quello che è il tuo comportamento all'interno del social e ti propone contenuti che sono legati ai tuoi interessi. Però questo lo sappiamo tutti. TikTok invece fa un passaggio successivo ed è la cosa veramente interessante, soprattutto per chi fa contenuti per il web come me. TikTok decide di mettere un pochino in secondo piano l'algoritmo per dare più spazio al linguaggio SEO. Questo significa che il creator, colui che crea i contenuti per TikTok, dovrà decidere prima a quale target rivolgersi, quali contenuti vorrà produrre, quindi quali sono i temi che vorrà affrontare, e poi dovrà essere in grado di padroneggiare il linguaggio SEO. Non solo, perché è molto importante per chi crea contenuti su TikTok creare i contenuti direttamente sulla piattaforma. Che cosa significa? Significa che tanti ti diranno: se devi creare un contenuto per TikTok, un video per TikTok, mi raccomando, è fondamentale che tu metta le scritte, è fondamentale che tu metta i sottotitoli, è fondamentale che tu utilizzi le musiche, è fondamentale che tu faccia un montaggio dinamico. Bene, tutte queste cose le devi fare utilizzando gli strumenti che ti dà TikTok. Se tu utilizzerai, caricherai un video che hai prodotto in modo esterno, ecco, TikTok non riconoscerà nel linguaggio SEO, per esempio, le scritte che ci sono sul video, le scritte che tu hai messo nel video. Le riconoscerà invece per ottimizzare il tuo video e quindi distribuirlo nel migliore dei modi attraverso, appunto, quelli che sono gli strumenti del linguaggio SEO, se tu quelle scritte, quei sottotitoli, li avrai messi in fase di montaggio all'interno dell'app, quindi utilizzando gli strumenti di TikTok. Dopo tutto questo pippone, che cosa ci possiamo dire? Ci possiamo dire che è fondamentale a questo punto differenziare quelli che sono i contenuti che noi pubblichiamo sui vari social network. Io tutte queste cose le sto sperimentando. Non sono un professionista del mondo dei social network, semplicemente sono un amatore. Le sto sperimentando e vi sto dicendo che, e vi posso garantire che ho ottenuto dei piccoli risultati. Risultati che vediamo se diventeranno un po' più grandi andando avanti nel tempo. Questo è il motivo per il quale, per esempio, ho deciso che sui miei social network comincerò a differenziare in modo un po' più ampio quelli che sono i contenuti che pubblicherò. Mi concentrerò in modo molto più approfondito su TikTok, perché credo che in questo momento sia la piattaforma che possa dare più opportunità a un creator in base a quelli che sono gli interessi che vuole estendere e anche gli obiettivi che vuole raggiungere.
Però tenterò di creare contenuti differenziati anche per Instagram e per Facebook, in modo da cercare di capire anche cosa cambia, cosa cambierà. Crescere sui social non è una cosa semplice, non bisogna avere neanche numeri altissimi per raggiungere determinati obiettivi, però bisogna in qualche modo avere costanza, bisogna avere un progetto e avere le idee chiare. Se questo video vi è piaciuto, seguitemi. Ciao a tutti quanti!